La nave Lifeline ha attraccato al porto della Valletta, la capitale maltese, scortata da una nave militare accolta da forze dell'ordine e personale medico in tute bianche. Sul molo presenti anche i responsabili dell'ONG tedesca. Le 234 persone a bordo verranno ripartite tra 8 paesi europei, tra cui la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Portogallo, ma non la Germania. Malta, che stamane aveva annunciato via tweet l'ok all'attracco nelle parole del premier Muscat, ha rivendicato anche la corretta gestione del caso. Ai veri richiedenti asilo sarà concessa protezione adeguata, così come stabilito da ogni Stato membro, ha aggiunto Muscat, mentre inizieranno subito le procedure per coloro i quali non rispondono ai requisiti dei richiedenti asilo affinché siano rimpatriati, così come indicano le regole europee e internazionali, ha concluso Muscat. L'imbarcazione dell'ONG verrà posta sotto sequestro per un'indagine. Nel frattempo, il governo italiano, che ha autorizzato lo scorso martedì l'attracco a Pozzallo di 110 migranti, lavora per rafforzare la sua collaborazione con la Libia e donerà alle autorità di Tripoli altre 12 motovedette per pattugliare le coste del Mediterraneo.